È domenica mattina a Marcellinara, buongiorno a tutti. Stiamo ripartendo dopo giorni e giorni di una impagabile ospitalità di Eronima e Valentino a casa loro e con le ragazze che sono le loro figlie Elena e Valentina, con cui abbiamo scambiato delle bellissime chiacchierate. Ma la cosa ancora più piacevole è che guardate in profondità, poi ve la mostreremo da vicino, ma una delle moto più belle mai costruite. Abbiamo salutato anche Luigi che ci ha incontrati ieri mentre passeggiavamo, si è fermato. Lo vogliamo salutare, lui e sua moglie, perché quando siamo stati a Santiago da Manuel, loro concittadino, si sono emozionati. Il nome di Marcellinara in giro per il mondo. Tra l'altro, passando dentro queste viuzze, c'è già l'odore del cibo della domenica. La domenica si cucina e la domenica si cucina per la famiglia. C'è una bellissima vista a Marcellinara proprio perché è terra dell'Istmo, quindi si trova a metà strada tra lo Ionio e il Tirreno dall'altra parte. Le viuzze hanno sempre il loro lato estremamente affascinante, è quello che in Sud America non si trova perché gli spazi sono ampissimi. Chiaramente la storia italiana ha aggiunto che al culmine della collina ci fosse la chiesa. Tiriolo, Catanzaro, Salerno, Reggio Calabria. Oggi saremo guidati da Valentino, avremo per la prima volta un tour guida, un tour leader. Vediamo se è piacevole, dai. Marcellinara sarebbe un'ottima base dalla quale partire per raggiungere qualsiasi parte della Calabria. Stiamo uscendo a Pizzo, o meglio Pizzo Calabro, Upizzo. Il territorio calabrese è disseminato di questi ponti, come succede per la regione Liguria. Il loro territorio estremamente montuoso e collinare obbliga a ponti e gallerie. Questo ponte enorme che stiamo sottopassando è diventato per la zona tristemente famoso negli anni purtroppo bui dei sequestri dell''Ndrangheta, perché qui avvenivano gli scambi tra denaro e sequestrati. Punto vendita di Callipo, e non Callipo come l'ho sempre chiamato, per la produzione di tonno. Tra l'altro c'era anche gelateria Callipo e c'era un'enorme insegna, un'enorme scritta sullo stabile: io resto in Calabria, probabilmente alludendo al fatto che come azienda non ha deciso di spostarsi. File di cactus. Stiamo comunque giungendo a Pizzo, famosissima per il tartufo e per il gelato, che si dice tra i più buoni al mondo. Man mano che saliamo stiamo osservando il Tirreno dall'alto, è splendido, a cui non siamo così abituati noi della Adriatico. Siamo sulla cosiddetta Costa degli Dei. Siamo scesi dalla Riviera dei Cedri e siamo sulla Costa degli Dei. Di solito diceva Eronima che loro preferiscono normalmente il lato dello Ionio perché l'acqua risulta in linea di massima più calma rispetto alle acque del Tirreno. Pizzo che si affaccia sul mare, che sembra entrare quasi nelle acque del Tirreno. Che bella piazzetta! Stupenda! Abbiamo fatto una breve sosta alla piazzetta di Pizzo, eccoci, e vi porto con me a vedere il Mar Tirreno. C'è un murales di Padre Pio e c'è questa costruzione in rete che Eronima mi aveva descritto di un uomo che guarda verso il mare e fissa il tramonto. Questo è un po' un omaggio alla vocazione peschereccia della città di Pizzo, che nasce proprio come villaggio di pescatori per poi passare sotto il dominio degli Angioini, che fortificarono un po' la città per difenderla dagli attacchi dei Saraceni, e poi subentrarono gli Aragonesi. Si riparte dalla piazzettina. Eronima ci ha già detto: quando tornate dalla Sicilia ci troviamo qui a Pizzo, mangiamo il tartufo e poi venite a casa perché vi faccio la pasta con le patate napoletana. Menù perfetto. Si scende in compagnia di altri amici di Eronima e Valentino con un KTM, quindi siamo di nuovo in coda. Intanto la sosta è Oro del Sud. Piattino di benvenuto, pranzo leggero, capicollo, zucchine, ovviamente cipolle di Tropea e pecorino porro.
Ripartiamo dalla struttura dell'Oro del Sud, in cui abbiamo mangiato un panino strepitoso. Cioè, tu chiami quel panino strepitoso? Quella, ragazzi, è un'opera d'arte! È un'opera d'arte! Ci siamo permessi di offrire il pranzo dopo tutte queste giornate in cui siamo stati ospitati, e c'era il signore del negozio che abbiamo coinvolto nella nostra discussione ironica, e lui ha detto: è sbagliato, cioè quello che avete fatto voi forestieri di pagare è sbagliato, non si deve fare. È stato fantastico, non lo dimenticherò mai. Ci stiamo avvicinando a Tropea, la cosiddetta perla del Tirreno. Mamma mia ragazzi, che cosa non è la Magna Grecia? Che spettacolo! Bandiera blu che sventola, mamma mia ragazzi, eccola! Mamma mia che spettacolo, non so dove guardare! Siamo quasi a inizio novembre e questa è la situazione della Calabria, della Costa degli Dei e in particolare della Perla del Sud. Siamo in paradiso. 25 gradi in questo momento. A volte mi chiedo se riusciremo a lasciare di nuovo l'Italia per qualche mese. Sì, Francesco mi sta facendo notare che questa tranquillità che c'è in questo momento probabilmente non è la stessa atmosfera che si vive d'estate. E dopo averla attraversata Tropea, ora si va in balconata. Ecco come ci sta accogliendo il centro di Tropea, con i colori del mare. Mamma mia, tanto! Poi sono questi fogliettini sono appesi alle reti. Vi porto sulla scogliera del lungomare. Inevitabilmente il simbolo della Costa degli Dei, inevitabilmente il simbolo della Calabria. Untrue, nothing don't matter, it's all notions of our emotions, of everything we are, and what we belong to, how we reach our destiny. Direzione Grotticelle, siamo a Campo Vaticano. Allo scoglio che fa da sfondo all'immagine dell'Amaro del Capo, con la Sicilia che si intravede nonostante la foschia e con la piana di Gioia Tauro proprio qui di fronte a noi, ripartiamo verso una delle più belle strade panoramiche che ci hanno assicurato. Vamos! Ferro! Lui ha capito, scodinzolava. Ci stiamo perdendo da qualche parte, però avere una tour guida è bellissimo. Ma siamo qui a strapiombo proprio. Che vista! Cioè, qua vedi il mondo. Ora Valentino ci ha detto che andremo in quel promontorio laggiù, perché ci dovrebbe essere un bel vedere dove poter ammirare un bellissimo tramonto. Anche la strada, l'asfalto è messa veramente bene, non passa una macchina, quindi ci si può divertire sia ammirando il panorama che godendosi la strada, ovviamente. Guardate che spettacolo il golfo, che poi continua con il porto di Gioia Tauro. Siamo praticamente nella provincia di Vibo Valentia. Dopo aver fatto l'autostrada, abbiamo superato Gioia Tauro, ora usciamo a Palmi per andare al Belvedere. Un
chilometro a Palmi, 8 a Gioia Tauro e davanti a noi il massiccio dell'Aspromonte. Naturalmente il Belvedere di cui parliamo è il Sant'Elia. Siamo quasi arrivati al Belvedere, infatti siamo saliti di quota e l'aria è cambiata parecchio, è molto molto più fresco, per fortuna. La temperatura è scesa a 21 gradi. Ci dovremmo incontrare con un signore, eccolo qua che ci sta salutando. Adesso ci godiamo il Belvedere Sant'Elia. Ultimo saluto alla Tenerona e noi andiamo in terra sicula. Ragazzi, guardate che moto. Queste sono motoserie. Questo è stato il momento più emozionante perché abbiamo visto praticamente Scilla e Cariddi che abbiamo di fronte che si sfiorano. I due mostri che sono stati condannati dalla mitologia ad essere due mostri. In realtà sono due zone che fanno sognare, che sono le due estremità. Una della Calabria, Scilla, e l'altra della Sicilia. Bisognerebbe perdersi in queste zone per conoscere anche l'interno della Calabria che ha così tanto da raccontare. Parlavamo con Eronima, con Valentino, con Rocco e con Lucia del fatto che ci siano delle comunità che parlano appunto un greco antico che qui si chiama grecanico. Ci sono anche comunità albanesi, un po' come succede nella regione Puglia. Con le persone più anziane magari si fa fatica addirittura a capirsi perché parlano solo il grecanico. È qualcosa che bisogna raccontare. Guardate che spettacolo struggente, la croce illuminata che anticipa il mare. Mamma mia. Facciamo una deviazione a Bagnara Calabra, perché è il paese natale di Loredana Bertè e Mia Martini. Facciamo questa deviazione che parla anche della storia musicale italiana, di due grandi personaggi di cui uno purtroppo ci ha lasciato. Francesco sta dicendo, è una strada un po' alla San Francisco. Questo è il lungomare. Bisogna tornare e concentrarsi in queste zone perché c'è troppa storia da raccontare che stiamo saltando. Stiamo arrivando a Scilla, che è questa che vediamo qui di fronte a noi, estremamente suggestiva. Stiamo salendo, quindi vedremo Scilla da un'altra prospettiva. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Adesso parcheggiamo un secondo. Quello è il castello. Quello è il castello dei Ruffo di Calabria. A destra del castello ci sta praticamente tutta la zona dei pescatori, quindi era un po' la zona povera, ma in questo momento è una delle zone più belle d'Italia. Mentre tutto questo lato di sinistra, quindi questo che stiamo inquadrando, è la zona proprio marina, dove d'estate ci sono... C'è il mondo qua. Impianti, ma è bellissimo. È meraviglioso. Vista la Sicilia dalla Calabria non è la stessa cosa vedere la Sicilia la Calabria. Oggi abbiamo una guida locale, è stata fondamentale. Quindi Sara, cambiamo idea? Veniamo a vivere qua? Bisognerebbe aspettare qualche giorno, perché in realtà dobbiamo aspettare che la tramontana prenda piede definitivamente sullo Scirocco. Non avremmo più foschia, vedremmo lo stretto, quindi il braccio della Calabria e della Sicilia. C'è il gobbo qua di fianco che suggerisce? La Fata Morgana, è vero, vedremmo la Fata Morgana, cioè le due braccia calabrese e siciliane che per un effetto ottico si toccano. Brava. Però per il momento ci facciamo bastare Scilla e la sua figura mitologica, poi pian piano a passetti andiamo avanti. Vedremo, a presto. Vai, bravo. Lasciare Valentino e Eronima significa lasciare un pezzo di cuore. Vamos, che è meglio. Scilla è bellissima. Dovremmo stare almeno, per quanto mi riguarda, almeno una decina di giorni. Francesco ha detto una settimana, ma per me una decina di giorni non mi annoierei. Ora diretti a prendere l'autostrada. Sempre un piacere accelerare con questa moto comunque. Uscita Villa San Giovanni, Telepass, quindi noi dobbiamo imbarcarci, Caronte Tourist Telepass. Barchi per Messina, ci siamo. Io vi aspettavo uscita. Perfetto. 15,40 euro, biglietto fatto. Ok, abbiamo il biglietto per l'imbarco. Funziona il telepass per l'imbarco, quindi si può ritirare il biglietto tramite il telepass. Ci sono i nostri amici che ci guidano proprio fino al traghetto. Sono sempre momenti concitati, anche se è un facile imbarco, però
entrata. Adesso saluteremo sicuramente i nostri amici. Che diciamo? Aspetto una telefonata. Sì, quando rientriamo lo faremo con piacere, perché vorremmo essere anche con tua moglie. Se riusciste a fermarvi a cena, per noi solo felici. Grazie per la per il solito vostro benvenuto, che è impagabile, veramente. Grazie veramente. Entra qua dentro, ci sono le corsie, andate su quella nave che è completamente elettrica, molto piccolo. Ah sì? Grazie Carlo, grazie di tutto, grazie davvero, grazie. Un saluto a tua moglie, grazie di tutto. Vedete di organizzarvi, se vi fermate a cena qua ci fate veramente felice. Grazie, grazie mille. Saluta anche tua moglie. Ciao. E comunque Gianni ci diceva che il traghetto è completamente elettrico. Veniamo a conoscere delle novità che non sapevamo, questa è nostra ignoranza. Grazie. Si va in Sicilia, ragazzi, Sicilia Bedda, ma anche la Calabria non scherza però. Primo viaggio con la moto nuova, diciamo viaggio, si fa per dire, giro fuori porta e già la facciamo salire su un traghetto. Partite da Villa San Giovanni, ora direzione Messina, ci troviamo qua circa 40 minuti. Direttamente sul traghetto vicino alla sorella della Tenerona, non si lascia mai. La sorellona si sta comportando bene. Però è sempre sorella minore. Però è sorella minore. D'altronde anch'io sono sorella minore di una sorella maggiore, che è Jenny nel mio caso. Ora direzione Taormina. 40 minuti il passaggio in traghetto, 40 minuti per arrivare da Messina a Taormina. Poi per oggi possiamo dire basta. Qua deve aggiornare, perché non può essere un'ora e 47. Dobbiamo andare tutta la costa a Taormina. Ora possiamo dirlo, siamo in terra sicula. Siamo all'uscita del porto di Messina e con il cartello del vecchio Amaro del Capo salutiamo per il momento la Calabria. Siamo di nuovo in autostrada, lasciandoci alle spalle la città di Messina. In teoria quasi ci siamo, 350 metri, un minuto, dovremmo essere, ce l'abbiamo fatta. Allora, la struttura ci aveva scritto parcheggio numero 6. Il numero... Dovremmo premere questo. Abbiamo trovato tutto, ma noi come sempre fortunati, premendo il pulsante il cancello non si apre perché è chiuso a chiave. Abbiamo chiamato e il titolare si è arrabbiato in quanto aveva anche attaccato il cartello non si chiude a chiave. Ha detto qualche parolaccia e poi ci manda qualcuno. Cede. Moto parcheggiata, cambio velocissimo, stracotti. Guardate voi che confusione. Dopo domani sistemeremo. Dai, veloce, veloce. Ma ci preoccupiamo. Chiudiamo il bagno prima qua. L'ho semplicemente aperto perché c'è tanto odore di disinfettante, quindi per far cambiare un po' l'aria. È una struttura media questa, media, sì, medio bassa. No, va bene così. Non è la struttura di Valentino Eroni, ma non è la struttura di Michele Vera, no. Vediamo se si riesce a mangiare qualcosa, anche se sono le 10 passate. La vedo dura, però abbiamo qualche cracker e qualche plum cake, divoreremo quelli. Il cracker te li mangi tu. E anche tu, se sei costretto. La moto sta là in fondo, poi la copriamo, come sempre. Un primo di pesce diviso due, per fortuna che il cuoco è stato molto, molto, molto. 14 euro. Lo spolverizzato e siamo usciti anche con il reso dell'acqua. Sì, non si può fare, ma il signore del ristorante La Marina è stato talmente gentile in tutta la cena che abbiamo fatto che ci ha detto sì, portatela in qualche modo rimedio. Bottiglia in vetro. Rientriamo al volo, ragazzi. Anche perché noi siamo là in fondo. Ora copro la sorella della Tenerona, poi a Nanna diretti che siamo super cotti. Moto coperta. Ora andiamo a dormire veramente. Buonanotte, ragazzi. Say what you gotta say. Go light the sun.